Buon salve, benvenuti in questo nuovo video. Buon salve. Buon salve, Celine. E allora, lei è la mia compagna di stanza, è del Belgio, è molto simpatica. E nulla. Today is the 3rd of August 2018, per chi non lo sapesse. No, guarda, 2019, faccio video nel futuro. E sono le 7:51 di mattina. Noi ci siamo svegliate da poco e la scuola inizia alle 8:45, però ci mettiamo un po' ad arrivarci, quindi tra poco dovremo partire da qua, dalla residenza. E io sono veramente stanca, morta, non potete capire. Perché non ho chiuso occhio tutta la notte, quindi la giornata è iniziata molto male, perché sono arrabbiata, perché io quando non dormo sono arrabbiata. Ed è anche per questo che ho deciso di vloggare, perché mi tirate sul morale. E quindi niente, volevo farvi vedere la luce del bagno, perché ho scoperto solo il terzo giorno come cavolo si fa ad accendere. Io ero qua che cercavo un tasto, non trovavo niente, e alla fine ho scoperto che devi far così. Ta-da! Il punto è che in un altro hotel una volta avevo tirato questo coso che era vicino alla doccia ed era un allarme per gli anziani che non riuscivano più a uscire dalla doccia, e quindi sono arrivate le receptionist, sono arrivati tutti, e quindi avevo paura che fosse la stessa cosa. Comunque oggi è una semplice giornata di scuola e in realtà no, finiamo un po' prima. Alla mattina abbiamo le attività, quindi non abbiamo lezione, e c'è rugby. Raga, perché rugby? Fate calcio, fate qualsiasi cosa, ma perché rugby? E quindi appunto mi sa che nessuno giocherà alla fine. E al pomeriggio a lezione, però finisco anziché alle 4:40, alle 3:20, alle 3:10, non lo so. Ed è anche per questo appunto che ho deciso di vloggare. E dopo ho una lezione di fitness, non so cosa sia, non l'ho mai avuta, però andiamo a fitness. E alla sera c'è il junior party, quindi yeah! Are you ready, Celine? For the junior party? Yes! Yeah! No. Volevo giusto farvi notare ciao, come andrò in giro io per la scuola, per ovunque. A scuola non vloggerò perché c'è un sacco di gente, però comunque andrò in giro con questo coso attaccato, molto carino. Però ragazzi, la qualità prima di tutto. E questo è il mio outfit che avrete già visto 300 volte perché lo adoro, questa maglietta qui a righe. E i pantaloni also a righe. Yeah! Non fate caso che faccio sempre yeah, però ormai è un'abitudine, anche quando dico qualcosa tipo ciao, yeah, come stai? Yeah! E ormai, vabbè. What did I say? I did that you speak too fast, like yeah, yeah, I'm like, what the fuck? You speak too fast. I don't know how you understand what she said. Volevo solo informarvi che stiamo andando a scuola. Questa è la situazione, sempre tipo un panzerotto, un sacottino, perché ho lo zaino, cioè una borsa davanti e una borsa dietro, perché in una ho le cose per vloggare, quindi questa è la situazione. E sta per passare una signora che mi sta guardando male, quindi buongiorno. Mi sono rifugiata qui dietro un albero e volevo mostrarvi dei vecchietti che io stimo troppo, che sono lì a fare ginnastica, a fare box, a non lo so, li amo, ora ve li faccio vedere. Cioè, sono dei grandi, sono lì a fare box, sono lì a fare gli squat per il loro bellissimo culettino. No, sono dei grandi, li stimo troppo. Stiamo giocando a baseball, adesso c'è la pausa, lì ci sono un sacco di persone che passano, perché qui c'è la stradina, e mi guardano malissimo, tipo what? E vabbè, però ormai sono abituata. E niente, stiamo giocando a baseball perché appunto abbiamo dovuto provare tutti. E è bello, mi piace. Non è vero, raga, ho fatto un fail. Non stiamo giocando a baseball, stiamo giocando a rugby. E niente, ci sta, mi piace. Abbiamo finito di giocare a baseball. Saluta. Hola. Ciao. Lei è Anna Valerie e viene dal Messico. Hi, la conoscete? Hi. Hi. Saluta, Diego. Diego, saluta. Ciao a tutti, ragazzi. Bella. È di Roma. Roma is the best. È l'una, io sono in bagno, ho iniziato la lezione a 12:20, però ho scoperto che oggi non faremo lezione, ma andremo a fare tipo un gioco, una ricerca al monumento in città, quindi sono molto felice ed ora sono venuta. Dicevo che sono andata in bagno perché appunto dovevo andare in bagno e ho colto l'occasione per appunto
parlare con voi e niente, devo sbrigarmi perché se ci metti più di 5 minuti ti marcano l'assenza, quindi... Sono le 2:15, noi stiamo facendo quella challenge che vi dicevo, qui c'è il mio gruppo, ciao, e niente, stiamo cercando tipo i monumenti e dobbiamo fare delle foto, dei video, c'è un capello che vola vicino alla videocamera, comunque dobbiamo appunto cercare dei monumenti e intervistare gente, fare cose, e in realtà avremmo dovuto farlo pure ieri. Mi stanno guardando. Avremmo dovuto farlo pure ieri, soltanto che ci siamo sedute da Starbucks e siamo state lì tutto il tempo, non abbiamo fatto neanche una foto. Invece oggi siamo obbligate a farlo perché ci seguono con il GPS per essere sicuri che appunto ci stiamo muovendo e stiamo cercando le cose, quindi lo stiamo facendo, però è divertente, quindi bene. Stiamo tornando a scuola, anche se tra mezz'oretta abbiamo già finito, e questa lezione è stata molto molto bella, mi è piaciuta perché non abbiamo fatto niente praticamente, se abbiamo girato per la città. E niente, questa sera c'è il Junior Party, quindi verrete con me, non so quanto riuscirò a vloggare, però verrete comunque con me. Dovete sapere che questa città è piena di uccelli, cioè un tipo di uccelli, sono bianchi chiamati seagulls, ce n'è uno anche lì, ecco, sono veramente ovunque. E l'altro giorno stavo mangiando il pranzo a scuola, ero di fuori, tranquilla, stavo addentando il mio pollo, arriva uno di quegli uccelli, mi prende il pollo e se ne va. Ci sono rimasta tipo, cosa? E sono subito scappata dentro. E da quel momento non ho più mangiato fuori praticamente. Oppure quando mangio tipo sono lì, perché non voglio che mi rubino il cibo, cattivi. Questa è la scuola. Sono appena uscita da scuola col mio sacchetto davanti e il mio sacchetto dietro come sempre. E ora andremo al centro commerciale. E sono più o meno le 4 e io alle 5:30 ho la lezione di fitness e quindi appunto andremo assieme, e dopo, subito dopo fitness, c'è il Junior Party. Sono più o meno le 5:20, io mi sono accampata qui in fondo ad un parcheggio e tra poco devo andare alla lezione che ho in programma di un'ora di fitness, quindi spero che sia bello, che non ci facciano morire, perché dopo alle 19 inizia il party, quindi ho giusto il tempo quando finisce fitness di andare a cena e poi appunto inizia il Junior Party. E sono stata tutto il pomeriggio con le mie amiche, molto simpatiche, una purtroppo se ne va domani. E sono una del Messico e l'altra del Belgio, che conoscete ormai, e però sono stata brava perché nel centro commerciale non ho comprato nulla tranne il cibo, però il cibo si può comprare sempre. E quindi niente, io sto aspettando per iniziare la lezione di fitness, in realtà mi sa che sono già anche un po' in ritardo, quindi mi sa che è meglio che andiamo. Se vedete che faccio tipo delle facce strane, che sono sempre lì tipo a sbattere le palpebre, ecco, sì, avete capito, è perché mi bruciano un sacco gli occhi, non so perché, mi cola pure il naso, sono tutta what? E niente, sono pure stanca perché questa notte, come vi ho già detto, non ho dormito bene, spero vivamente di dormire bene questa notte. E nulla, però sono molto felice perché domani, dopodomani e dopodopodomani non andrò a scuola, cioè nessuno va a scuola. Farò delle cose veramente molto molto belle e vloggerò domenica e lunedì, intanto ci sono le persone che passano e mi guardano male, però tralasciamo. Allora, ok, allora stavano parlando, vloggerò domenica e lunedì. Domani non vloggerò perché andrò a un parco divertimenti, quindi non è possibile vloggare, però io amo i parchi divertimenti. E non vi dico ancora dove andrò domenica e lunedì, però sono due città e vi porterò con me. E mi sa che ora è ora di andare perché sono già un po' in ritardo e io ho sempre due sacchetti, cioè non potete capire quanto pesino questi due cose, sono pieni. Oh. Non fate caso alla location perché sono circondata da spazzature. Comunque volevo raccontarvi la mia sad story. Praticamente io ho buttato in fumo tutto il mio pomeriggio, ho lasciato le mie amiche e tutto, solo per questa lezione che mi avevano detto che avrei dovuto fare. E sono arrivata lì e mi hanno detto solo per i maggiorenni, solo per... tu non devi farla. Ma me l'avete detto voi, cioè... Cioè, avessi voluto andare io lì di mia spontanea volontà è un conto, però loro mi fanno, sì, today è lezione di fitness, e arrivo lì e mi dicono che non devo farla, e io mi sono portata tutte le cose per fare questo fitness qua di M, e quindi ora me ne tornerò a casa. Cioè, per casa intendo residenza, ovviamente, e niente, mi preparo per il party, e sta arrivando un'auto che mi squadra male perché sono seduta sul suo parcheggio, quindi bene. Ah, raga, ah...
Non potete capire, c'è un profumo di paprika che è una cosa stupenda. E niente, io ho buttato via tutto il mio pomeriggio che avrei potuto riempire, non so, stando con le mie amiche, editando, non lo so. E per questa lezione che appunto non c'è. E niente, ora riprendo tutti i miei bagagli e sono qui in posizione uovo. E ritorno in residenza. Bello. Ecco, è questa la bestia che ha mangiato il mio pollo l'altro giorno. Ridammi il mio pollo. È stato un preserata super intenso perché appunto questi uccelli io li odio. Comunque è stato un preserata super intenso perché dopo appunto che ho saputo che non avrei fatto la lezione sono tornata a casa, soltanto che ho preso una strada che non conoscevo e quindi mi sono mezza persa, ci ho messo 100 anni a tornare a casa. E sono arrivata, subito mangiato, non ho fatto neanche in tempo a cambiarmi e mi sono pettinata mentre ero in strada, quindi niente. Sono arrivata sul luogo della festa, cioè mi sono un po' appartata per parlare, appunto per informarvi che sono arrivata, tutto bene e appunto non vedo l'ora di andare alla festa. Yeah. Sono passati tipo 3 ragazzi che adesso mi stanno guardando e ridendo, cioè ragazzi avranno tipo 20 anni che hanno tipo urlato io tipo hi. E nulla, viva il disagio. Domani mi dovrò svegliare super presto appunto per andare a quel parco divertimenti. La cosa triste è che non conosco nessuno che ci va, tutte le mie amiche non ci vanno. E madonna che bordello, c'è gente che urla, ci sono gli uccelli, ci sono i tipi che passano, bella gente. E niente, quindi io e questa gente che c'è dietro di me che parla tedesco vi salutiamo, no, dopo vi risaluto quando torno in hotel. Comunque sto andando, cioè vado al party, ciao. Hello. Ho incontrato un gruppo super simpatico di ragazzi tipo della Germania che si sono messi a salutare nel blog. Mi hanno chiesto anche il nome del canale, tipo erano mega wow, excited. E niente, erano molto simpatici, quindi bene. Ora vado al party, anche se sono vestita in modo a random perché appunto non ho avuto neanche il tempo di cambiarmi. Però vabbè, spero sia bello. Sono appena tornata a casa, non fate tanto caso alle mie condizioni perché raga sono stanca morta, perché come vi ho già detto questa, cioè la scorsa notte non ho dormito affatto e quindi ora sono veramente stanchissima, non vedo l'ora di buttarmi nel letto. Prima però riguardo il video del primo giorno, il vlog in cui sono arrivata qui. E nulla, domani la sveglia è prima del solito, come vi ho già detto, mi sa, non mi ricordo. Perché di solito devo essere a scuola alle 8.40 e domani alle 8, perché appunto andrò al parco avventura. Però ho guardato un po' di video, un po' di foto, figata. Poi mi bruciano un sacco gli occhi e tutte le labbra secche perché qui il tempo è super strano. Perché un momento sembra di essere al Sahara, che ci sono 40 gradi, si muore di caldo. Un momento dopo arriva una folata di vento e porta il freddo dell'Alaska e arrivano i tricheci, i pinguini, perché a volte fa freddissimo, devi mettere il giacchettino, poi 2 minuti dopo hai caldo, vuoi snudarti e what? Aiuto raga, sto per morire, sto per addormentarmi, sto per staccarmi le labbra perché mi bruciano troppo, anche se continuo a mettere burro cacao. Comunque volevo rispondere a una domanda che mi fate veramente in tantissimi, che è: Vale, ma tu hai fatto un film? Perché un po' di tempo fa avevo messo delle storie in cui ero sul set. E allora, sì, diciamo che non è che ho fatto proprio un film da protagonista, però sono stata una comparsa. La cosa sad è che avrei dovuto fare praticamente la protagonista, cioè la migliore amica della protagonista, che è praticamente in tutto il film. Soltanto che appunto mi ero già iscritta a questa vacanza studio a cui ci tenevo veramente moltissimo e non mi avrebbero neanche ridato indietro i soldi se avessi annullato, e sono veramente tanti soldi. Quindi appunto ho deciso di accontentarmi e fare una comparsa. E nulla, è stata comunque una bellissima esperienza perché ho conosciuto tante belle persone e perché ho visto un po' come funziona il mondo del cinema e dei film e me ne sono innamorata ancora di più, quindi spero in futuro di fare altri progetti del genere perché adoro troppo. Ma io la vedo così, se è veramente un mio sogno, se è veramente una cosa che voglio fare, avrò altre occasioni, perché se puoi sognarlo puoi farlo e perché se ci metto impegno, dedizione, le cose arrivano, basta impegnarsi, basta crederci e nulla. Wow! Raga, so che sono sempre schizzata e tutto, però ora sto parlando veramente, sto dicendo, facendo frasi mega
che non stanno in piedi perché sono stanchissima. Mi metterei a dormire qui sotto il mio cavalletto stupendo con il mio cordino della videocamera che penso laggiù. Buonanotte. Comunque, in tutto il vlog non ho detto dove sono, perché l'ho detto nello scorso vlog, quindi se vuoi sapere dove sono e non hai visto lo scorso vlog, vai a vederlo, te lo linko qui nella i, anche se so già che mi dimenticherò come sempre, quindi vabbè, lo trovi sul mio canale, è il video precedente a questo. E niente, io ora mi preparo e poi ci sentiamo dopo, così vi do la buonanotte. Con i miei labbroni pieni di EOS, che ho praticamente finito purtroppo, ho deciso appunto di darvi la buonanotte subito e vi auguro una buonanotte, sì, l'ho già detto, aiuto, sono fusa. Vi mando un grossissimo bacio, vi voglio tanto, tanto, tantissimo bene, ricordatevelo sempre. E nulla ragazzi, io amo il pier, è tipo un ponte che c'è qui appunto nella città in cui sono, vi metto qua una foto, è veramente fantastico. E niente, in un prossimo vlog di sicuro ve lo farò vedere. E yeah, il mio letto è pieno di cose come sempre perché io sono disordinata, ormai mi conoscete, guardate sotto il mio letto, io praticamente ho il mondo sotto il mio letto e ho tutti i vestiti in valigia perché il nostro armadio è minuscolo e siamo in quattro, quindi non ci sta neanche per una persona, quindi ho lasciato tutto in valigia e ho messo la maggior parte delle cose anche sotto il letto perché è il posto migliore, ragazzi, mettete le cose sotto il letto quando non avete voglia di metterle via. Ragazzi, scherzo, non fate come me, mettete le cose in ordine, soltanto che io lascio sempre tutto sul letto, come ad esempio ora. Poi sono stra stanca, voglio andare a dormire oppure sono in ritardo perché anche questo è un fatto reale della mia vita, sono sempre in ritardo e quindi sbatto sempre tutto sotto il letto perché è l'unico posto in cui appunto ho privacy, che è solo mio, quindi non disturbo le persone a buttarle in giro per il corridoio. Sto parlando veramente a vanvera, quindi io direi che chiudo qua il vlog e niente, noi ci vediamo al prossimo vlog. Ragazzi, il prossimo vlog, mi commuovo, il prossimo vlog sarà veramente tanto speciale. Ciao, vi aspetto al prossimo vlog, sì. Raga, mi sono dimenticata di dirvi di mettere like e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, perché se no vi lancio la Selina a casa. Hola. Vi metto veloce una clip che abbiamo fatto l'altro giorno io e un'altra appunto qua della vacanza studio, perché avete in mente che nel vlog precedente ero in fissa con la canzone Kiki, Do You Love Me? Ecco, l'abbiamo ballata in strada, quindi vi metto la clip. Yeah. Gotta be real with it. Yeah. Yes, Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still. E nulla, quindi io vi auguro una buonanotte. Ciao, buonanotte, buonanotte, good night. Buonanotte, good night.